Dov'è Sabrina? Non te lo sei messo il cerchietto? Come avete visto, vabbè, i bambini sono andati a scuola, poi adesso Giada dirà che fa la video lezione. Ho fatto i letti di scuola, ma non vi ho filmato perché non ho portato sul cavalletto, ero di corsa. Quello l'avete visto e ho fatto una. Adesso ho fatto una lavatrice che ha quasi finito e adesso andrò a mettere a posto qui in cucina e niente, così almeno, tanto che già da lì in sala, anche lei è di nuovo quasi finito, e così almeno poi vado a mettere a posto in sala. E il tempo è venuto un po' brutto, adesso poi vi faccio vedere. E niente, comunque sostanzialmente, a parte i miei capelli che mi devo fare la doccia e lavare i capelli, vedo che la videocamera continua a saltare anche se ho cancellato delle cose. Oggi continuerò a cancellare per vedere se si risistema, se il problema per cui salta così è quello. Boh. Adesso volevo farvi vedere per utilizzare il siero del latte, quindi ve la lascio qui e a noi è piaciuta tanto, infatti la rifaremo. Pia, no! No! Pia! Devo andare. Allora, per prima cosa pesiamo gli ingredienti: il siero di latte, la farina, io ne userò tre tipi diversi, e il sale. Per questa ricetta ci serviranno 500 g di farina, 6 g di lievito di birra, 430 ml di siero di latte e 12 g di sale. Allora, andiamo a fare un buco nel centro della farina e aggiungiamo il sale. Mescoliamo bene. Poi andiamo a far intiepidire il siero e ci sciogliamo il lievito dentro. A questo punto uniamo il composto liquido alla farina
e mescoliamo prima con un po' così con il cucchiaino e poi con il cucchiaio e poi a mano. Impastiamo bene e lasciamo lievitare per 3 ore. Ovviamente copriamo con pellicola e mettiamo il contenitore in un posto chiuso e lontano da correnti d'aria. Oliva, extravergine di oliva, io preferisco usare quello di semi per stenne. Andiamo a versare l'impasto e iniziamo a stenderlo su tutta la teglia. Una volta averla stesa, la copriamo con un panno pulito e la mettiamo nel forno con la luce accesa per una mezz'oretta. È lievitata, la tiriamo fuori dal forno. A questo punto andiamo ad accendere il forno sopra e sotto a 250 gradi forno statico e 230 invece forno ventilato. Andiamo a condire la nostra focaccia mettendo sopra un po' di origano, olio e sale grosso e facendo i buchetti tipici della focaccia. E adesso inforniamo per 15 minuti. Passato i 15 minuti, la prendiamo e la tiriamo fuori dal forno. Devo dire che così sembra molto buona. Anche il profumo è buono e vi farò poi sapere il gusto. Adesso la lasciamo raffreddare un attimo e poi la assaggiamo. Grazie.
Sono aiutati a tirarlo. Ora apriremo il nostro tablet per le videolezioni. No, in realtà questo è quello che vedi. Vabbè, volevamo farvi vedere. Perché piange adesso? Cosa c'è? Un attimo, adesso mettiamo di nuovo Peppa. Vieni. Volevamo farvi vedere com'è. Ecco fatto, guardate. Ma cosa succede? Cosa c'è? Ora vediamo la copertina. Per adesso la lascio perché non voglio scoccarla. Ora guardiamo che cosa c'è in questa scatola. Gambe. Questo qua ci serve per fare la luce se la vogliamo usare di notte. È rossa anche la luce. Due azzurre e due rossi. Poi c'è il mouse. Che secondo me dentro c'è qualcosa, non lo so. Ma si può aprire? C'è il pezzettino. Prova ad aprirlo. Ma sì, c'è poi il pezzettino. Oh! Poi c'è questa penna che serve per caricare. No, così. Poi c'è il caricatore. Normalissimo. No. Poi c'è la spina. Ah beh, nel vano pile del mouse. Ma il vano non sapevo. Oh. C'è praticamente l'aggeggio wireless per attaccare, faremo in modo che vada al mouse, giusto? Sì. Poi c'è questa, la tastiera. Che Gabriele ti darà una mano a collegarla. È la custodia. Ma perché? Ah, fai vedere la custodia. Cos'è? La custodia è grigia. È così, vedete, qui c'è il posto per le tablet. Si può mettere così. E poi qua si appoggia la tastierina. E la vuoi usare. La marca del tablet è questa. Anche se sembra un, cioè anche se è una marca, diciamo così, nel senso non conosciuta, magari non la conoscevamo noi, Io sì, la però comunque funziona molto bene, il suo lavoro, diciamo, lo fa, e quindi noi siamo contenti. Difatti ne abbiamo comprati 4, perché Huawei, quello di Giada, che va, però è troppo laboriosa la cosa. Adesso che... No, è qua il tuo. Adesso che è impostato, quello di Giada va, però capite che c'è qualcosa di veloce. Via. E che possano anche fare da soli. Cosa stai facendo? Il vetro, ma quello lì è solamente... Ma non è lì. Ce l'hanno tutti i miei fratelli. No. Ma no, non è quello il vetro. Fatto. Davvero ce l'avete operato azzurro? Ma se tutti voi ce l'avete? Io ci sono la chiave di operato azzurro. Please, no, quindi master application complete. C'è la pellicola qua già. Non so come mai in quella di Giorgia non c'era. Sì che c'era, sì, solo gliel'abbiamo dovuta mettere noi, qua invece era già attaccata. Poi l'hanno tirato fuori. E niente, quindi questo qui è il tablet che ho preso per fargli fare le video lezioni. Adesso poi prenderemo anche la custodia per quello di Giada.
sempre con il tastierino, purtroppo quella lì ormai la stiamo usando, va, e lo prendiamo poi a parte, però per 119 euro c'è tablet, custodia, tastiera, pennino, vabbè, carica batterie e mouse. E luce a LED. E la luce a LED. Quindi direi che secondo me è buono come prezzo. Poi funziona, è ancora meglio. Vabbè, adesso io vado a preparare la cena. Ciao! Questo qui è il tablet. E comunque funziona, quindi se magari vi interessa, se scrivete nei commenti, vi metto poi il link, così arrivate direttamente a questo tablet qui. Adesso Sabrina se lo va a impostare. Allora, è arrivata l'ora della cena, per loro sto preparando gli hamburger, qui non c'è più, ma ho fatto cuocere il cavolfiore, e invece per me Mauri ha preso i tofu burger ai peperoni, questi qui di fior di natura, che sono anche senza glutine. E niente, io vi auguro una buona cena, ma dipende quando vedrete questo video, e spero che il video di oggi vi sia piaciuto, e noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao! 1, 2, 3